Assemblea dei lavoratori del consorzio di bonifica 9 Catania questa mattina davanti la loro sede con la CISL, il sindacato che si sta occupando di questa situazione. Voi dite che c'è un problema che va alla fonte, quello della mancanza di rapporto con la direzione che sta assumendo un atteggiamento antisindacale, ma soprattutto che blocca tutto ciò che è la programmazione per i lavoratori. Guarda, noi abbiamo voluto mettere espressamente un rapporto antisindacale perché per tutte quelle che sono normative che il contratto stabilisce che riguardano il mondo dei lavoratori, l'amministrazione preventivamente deve avere un incontro con l'organizzazione sindacale per portare avanti qual è il suo progetto e discuterne con loro. Poi ognuno si assume le sue dovute responsabilità. Noi abbiamo chiesto questo perché in questo momento, specialmente in piena campagna irrigua, abbiamo notato che ci sono delle disfunzioni. Prima di tutto la retribuzione, retribuzione che arriva a rilento. Sappiamo quali sono le problematiche che ha la regione siciliana, però non può essere fatto sempre un discorso esclusivamente sui lavoratori. Poi si fa un discorso di ridurre delle somme, però gira e rigira le somme dove vengono ridotte, dove incide il mondo del lavoro, non vengono ridotte negli sprechi ma solo sul mondo del lavoratore. Questi lavoratori si muovono e hanno avuto delle difficoltà per la benzina, hanno delle difficoltà per le turnazioni, noi vogliamo avere chiarezza su questo. Quindi noi chiediamo a chi amministra il consorzio, perché chi viene nominato ad amministrare un consorzio ha una sua responsabilità, che si assuma le sue responsabilità, sia qua come amministratore del consorzio, ma sia anche il commissario della regione per quello che è la funzionalità dei consorzi. Noi chiediamo espressamente cosa intendono fare del consorzio di bonifica di Catania. Il consorzio di bonifica di Catania è uno dei più grossi, se non è il primo, il secondo in Italia. Serve una marea di utenti che sono in difficoltà e noi abbiamo preparato un documento che stiamo elaborando insieme con le associazioni di categoria per fare un fronte comune, perché gli utenti hanno i loro diritti ma anche i lavoratori hanno i loro diritti, quindi cercheremo di fare un documento congiunto che vada nella direzione non di penalizzare ma di trovare una soluzione migliore per la gestione dei consorzi. Questo che si sta presentando adesso non è un problema che riguarda solo i lavoratori, perché ovviamente voi vi occupate anche di un servizio, quindi le problematiche coinvolgeranno e coinvolgono già da adesso anche l'utenza. E infatti è per questo senso di responsabilità che ancora una volta noi rimarchiamo il problema che viene a riversarsi sull'utenza, non prendendola in prima persona sul singolo operaio. Infatti i problemi della distribuzione e della manutenzione ovviamente vanno a finire nella catena finale all'utenza, perché la nostra presenza sul territorio serve per fare la manutenzione propedeutica quando l'acqua non c'è, quindi nel periodo dormiente da ottobre a febbraio a marzo, in modo da poter garantire un servizio programmato affinché l'utenza non rimanga disservita quando c'è realmente necessità. Invece oggi, a causa di questa lentezza burocratica, ci ritroviamo a non avere i magazzini pieni dei prodotti necessari a garantire questa manutenzione e per cui alla fine oggi l'utente non riesce a poter avere il servizio idrico perché manca il supporto per sistemare la perdita o la rottura.